e l'interesse di questi organi, bisogna per un attimo immaginare l'epoca in cui sono stati costruiti. E musica riesce a riprodurre una cassetta di questo genere. Un altro esempio molto importante di una prima bambola parlante americana, 1925, ha al suo interno un fonografo a cilindro con carica molla e questi sono i cilindri attraverso cui questa bambola parla. Questo è proprio un vecchio jukebox, era utilizzato presso appunto locali pubblici e funziona esclusivamente a moneta. È un Pathé francese che, dicevo, si mette in moto e si termina il suono solo e semplicemente a moneta, esattamente così. Ecco qua, è partito. Tutto automatico. Tutto automatico, e sarà automatica anche la fermata. E ha una particolarità, notate dove pongo la puntina. Pilota romano.